Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Sono emozionato ed euforico perché oggi inizia Extra Game Master, il mio nuovo format del mio canale dove insieme parleremo, spettegoleremo, vi svelerò anche delle chicche, delle cose inedite riguardanti Game Master, la web series di Gianmarco Zagato e dei Pit che esce ogni domenica sui loro canali. Vi starete chiedendo perché anch'io fossi lì. Il tutto parte che una sera Paolo mi chiama e mi dice: ciao Simo, guarda, siamo stati invitati a partecipare a un gioco. Vuoi venire con noi? Abbiamo la possibilità di portare anche degli operatori. Ciao Gianmarco, questo è un invito ufficiale per entrare a far parte di un gioco. Cara Deborah, le sfide che dovrai affrontare saranno molte e non di facile soluzione. Il tutto si svolgerà in una villa elegante e raffinata. Non sarai solo. Avrai al tuo fianco altri giocatori con cui dovrai collaborare. GM, Game Master. Non sapevo ancora in cosa consistesse perché ho detto: ma bisogna fare dei giochi, delle sfide, prove di coraggio, fa paura, è un luogo infestato. Non sapevo nulla, ma a quanto pare neanche tanto loro. Però ho detto: vabbè, si tratta di una sfida, io non rifiuto mai una sfida, andiamo. Appena ho visto la struttura ho detto: no, fantastica, cioè bellissima, piscina enorme, vista mozzafiato. E ho già tutte pronte le mie macchine fotografiche, ho detto: buon, qua faccio scatti proprio del secolo. Tramonto, alba, non mi faccio sfuggire nessuna tipologia di luce. Ero gasatissimo, anche se un po' dubbioso, perché ho pensato: chi è che ti invita in una casa del genere? Comunque è una casa che costerà molti 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 soldi, in una posizione bellissima, senza avere nulla in cambio. Dopo aver letto il biglietto alla porta, entriamo in casa ed era veramente stupenda, delle vetrate pazzesche che vedevi tutte le colline, veramente da cinema, tutta illuminata, fichissima. È pazzesco. Mi ci butto subito. È tutta vetrata, è bellissima. Il fatto che non ci fosse nessuna persona ad accoglierci non ci ho dato tanto peso, ero più attratto da altre cose. I miei occhi puntavano alla piscina, puntavano la struttura, tutto quello che mi circondava. Leggiamo un altro biglietto sul tavolo dove ci diceva appunto che le nostre camere erano sopra, di trovare le nostre sistemazioni. Iniziamo a salire verso le nostre camere, c'erano due porte chiuse, non so cosa fossero. La stanza di Paolo e Debbie e la stanza di Gianmarco avevano un biglietto sulla porta, poi c'erano altre due stanze che avanzavano, allora abbiamo dato per scontato che fossero una mia e una di Jack. Sia Gianmarco che Paolo e Debbie all'interno delle loro stanze avevano degli oggetti, sembravano quasi dei regali. Come avete visto, Debbie aveva il suo libro, per Paolo una giacca elegante, che a dire il vero io so per cosa poi servirà quella giacca elegante, ma non vi posso dire ancora nulla, sennò vi farei perdere completamente tutta la suspense. E per Gianmarco degli stivali. Lì mi sono venuti un pochettino più di dubbi, perché ho detto: è una persona che conosce molto bene. Debbie l'ha detto in più video, che comunque legge sempre Stephen King la sera. Non capivo subito gli stivali e la giacca di Paolo, però non ci ho dato anche lì tanto peso. Chi può essere questo Game Master? Chi può essere questa persona? È un uomo? È una donna? È un fan? È un haters? Che poi alla fine, lo sappiamo, la linea tra fan e haters è molto sottile, perché un haters è uno che segue tutti i video, li guarda dall'inizio alla fine. Cosa c'è poi di differenza da essere un fan? Veramente poca. Secondo me è una persona che sicuramente segue tutti i nostri video, perché ci conosce troppo bene. Ma non solo, anche il bicchiere che poi Debbie si è ritrovata in cucina quando ha chiesto: ho sete, vado sotto a prendere un bicchiere d'acqua, e si trova un bicchiere d'acqua fuori frigo come piace a lei, con tanto di biglietto. Quindi ci devi conoscere per forza. È una persona a vedere così che sta molto bene, un miliardario, perché per mettersi in una casa del genere devi per forza avere tanti soldi. Molto colta. Arriviamo in casa, c'è la musica tutta classica, anche il linguaggio che lui utilizza nei videomessaggi che ci mandava la TV, piuttosto che sul telefonino, piuttosto che i biglietti, erano tutti scritti con un linguaggio molto particolare, molto ricercato. Quindi un personaggio molto curioso, molto colto, che ha studiato. Lì per lì ho pensato forse a un avvocato o qualcosa del genere, perché poi quando ci ha presentato, tra virgolette, le liberatorie da firmare, io l'ho letta bene la liberatoria. Era scritta proprio come se la scrivesse un avvocato, un notaio o qualche persona del genere. Ma potrebbe essere anche una persona che si intende molto di tecnologia, anche perché subito dopo sono arrivati i messaggi sui telefoni di Paul, Debbie e Gian, e da lì ho capito che i telefoni erano sotto controllo.
Cosa c'è? Anche a me. Ma è arrivato a voi? Oh mio Dio, è arrivato anche a me. No raga, adesso c'è uno scherzo. Finito tutto qua, bruciato. Non è uno scherzo. Già, non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Hai i nostri numeri di cellulare. No, io ho dato il mio numero di cellulare, non c'è nessuno. Ho avuto un po' paura, sinceramente, in quel momento. Anche se segreti miei non mi ha mandato nulla sul telefono, quindi ho detto boh, di me non sa nulla. La liberatoria parlava del divieto di utilizzo di armi. Perché dovrei utilizzare un'arma? E non è che giro con la macchina fotografica e quattro coltelli e due pistole dentro lo zaino. Stai a presupporre che mi serva un'arma? Stavo pensando, ma quasi quasi me ne vado, perché il clima si sta trasformando in qualcosa di non più tanto piacevole. Troppi vincoli, troppe cose, non possiamo chiedere aiuto, non possiamo scappare, non possiamo fare... Perché? Per fare un gioco, per passarsi una giornata in piscina? Non penso. Paolo subito afferra questi fogli e, dopo aver letto tutti i suoi segreti che gli ha mandato, era propenso a firmare. Sinceramente, in quel momento mi sono sentito abbastanza in trappola, perché comunque non avevo potere di decisione, spettava a loro firmare, ma c'eravamo di mezzo anche io e Jack. Anche se non facevamo parte del gioco, dovevamo comunque sottostare a tutte quelle regole. Cioè, perché io dovessi entrare in quella casa? Contro la mia volontà, poi, perché alla fine io non ho firmato nulla. È vero che siamo amici e io li sosterrò sempre in tutto, non avrei mai lasciato i miei compagni lì da soli. Continuiamo, vediamo dove ci porta. Ah, ero anche abbastanza curioso, perché comunque subito pensavo fosse un po' un buffone, uno che appare alla TV. Sì, vabbè, ci spaventi con un messaggio alla TV. Adesso con internet si può fare veramente qualsiasi cosa, se sei un po' esperto, fai partire il videomessaggio. Ma di numeri, ci controlli i telefoni? Va bene, ok. Mi sono iniziato a spaventare ulteriormente quando poi noi decidiamo di utilizzare i telefoni per chiamare i carabinieri e Debbie si accorge che al telefono con Paolo non c'era un carabiniere, ma c'era il Game Master o forse un aiutante del Game Master. Tutta sta telefono via! Non gli hai detto il tuo nome! E quindi? Ha detto anche il mio nome! Io ti ho sentito, non gliel'hai detto? No, non gliel'hai era detto. Era il Game Master, non era la persona che pensavi di aver chiamato. È tutto sotto controllo, abbiamo i telefoni blindati. Mi sentivo gli occhi addosso, stavo cercando di capire dove sono le telecamere. Lui ci sta vedendo, per forza, perché è un tempismo troppo perfetto. È abbastanza inquietante. Anche a dormire, cioè io dormivo con l'occhio aperto praticamente, perché dicevo, questo mi sta guardando. Ma io non so dove è lui. Era un clima abbastanza surreale. Ora che abbiamo fatto tutto questo discorso su questo personaggio, chiedo a voi, secondo voi è un haters? È un fan? O semplicemente un miliardario esibizionista che voleva farsi vedere? Fatemi sapere sotto nei commenti, sono curioso anche della vostra opinione. Però all'interno di questa casa non era sempre un incubo, non avevamo continuamente questo stato di ansia, perché eravamo in gioco solo quando lui si presentava con nuovi enigmi, nuove cose da fare. Ad esempio, come avete visto, l'enigma di Buck. Questa è stata la nostra prima prova, il nostro primo gioco. Non capivo nulla. Filmavo, sentivo parlare note, musiche, Buck di qua, Buck di là, sotto sopra, destra, sinistra, su, giù. Buck faceva questa cosa che lui collegava, era ossessionato dai numeri, faceva in modo che ci fosse la ripetizione del numero 14, si firmava collegando le lettere ai numeri. Quindi era tipo 3, 4, 5, to, per dirti la A era l'1, la B era il 2, però se lui faceva il si bemolle era la B, era tutte quante robe da pazzi. Se tu guardi i suoi canoni, in realtà sono la stessa cosa ripetuta avanti e indietro, sotto, sopra, invertita, in continuazione. Lui faceva sempre questa cosa in continuazione. Ciao, ripetimi cosa hai detto, per favore, cos'è che faceva Buck? Ripetilo. Finché poi Debbie viene all'illuminazione e dice, cavolo, sotto, sopra, Buck inseriva note al contrario, le riproponeva prima su, poi giù. Scusate, ma io non mi intendo nulla di musica, quindi non lo so, ho visto, cioè cerco di raccontare quello che ho visto ai miei occhi, ma pentagramma non so neanche come leggerlo. Però Debbie ha avuto la soluzione, effettivamente poi abbiamo trovato questa chiave. Nel restante parte del tempo, con una piscina della Madonna, tutto bellissimo, godiamocela. E quindi facciamo il bagno, ridevamo, scherzavamo, facciamo foto, ma qua, se devo essere sincero, la prima giornata è stata un po' di litigi, specialmente tra Debbie e Gian, perché si battibeccavano parecchio per quanto riguarda il bagno, perché Gian in camera sua aveva il bagno privato e Debbie questa cosa non gli andava tanto giù. Gli faceva girare abbastanza le scatole, perché tutte le volte al CDY, quando siamo andati a fare lo speciale di Halloween, Gian ha sempre avuto la camera col bagno, Debbie mai. E Debbie doveva dividere il bagno con me, Paolo e Jack, e non era tanto bello. Magari ero lì che stava lavando i denti. Sì, ma posso entrare? Devo solo sistemarmi il trucco. Sì, va bene, va bene.
non era proprio il massimo, ecco, ma questa cosa non gli andava giù. E l'ha tirata avanti per tutto il pomeriggio. Litigate, fate cosa volete, io continuo a scattare, continuo a farmi il bagno perché stava veramente bene. 30 gradi fuori, 25 nell'acqua, ero lì come un pascià, perfetto. Bene ragazzi, ho voluto fare un pochettino di introduzione anche per spiegarvi come sono entrato io nella casa, come è entrato Jack e tutto quanto. Dalla prossima puntata entreremo proprio nel vivo dell'azione. E ragazzi, credetemi, ho veramente tante cose da svelarvi, tanti scoop incredibili. Non avete idea di quello che ho visto e ho sentito. E nel frattempo, se avete domande, dubbi, qualsiasi cosa, scrivetemelo sotto nei commenti, perché chi lo sa, magari alcune di queste domande potranno avere delle risposte. Quindi ci vediamo il prossimo mercoledì, sempre alle 14:15. Un saluto!